Buongiorno a tutti, sono Aldo Masolo e oggi vi presento un mio full day of eating, quindi quello che mangio attualmente durante la mia giornata. Quindi mi seguirete strada facendo, quindi farò la preparazione dei pasti e poi dopo vedrete, a differenza di magari di altri che non lo registrano, mentre mangio, quindi quello che penso durante i miei pasti, perché ovviamente in base anche al periodo della giornata cambiano le mie sensazioni, i miei feeling. In che fase sono attualmente? Attualmente sono in una fase di massa, come si dice, diciamo, nel mio sport, perché ovviamente questo video probabilmente non verrà visto soltanto da chi è specifico del settore, ma anche, tra virgolette, da persone normali. Quindi quello che io mangio attualmente ovviamente non è detto che possa essere ripetuto da persone sia che praticano il mio stesso sport, ma anche da persone che non lo praticano. Quindi ovviamente non sono di esempio, io faccio vedere quello che faccio io attualmente nella mia fase. Infatti anche atleti che fanno il mio stesso sport, probabilmente per molti di loro questa tipologia di alimentazione potrebbe non essere adatta. Quindi diciamo, io faccio vedere quello che attualmente faccio io in questa fase di massa, diciamo, estrema. Quindi anche le difficoltà che vedrete giornalmente posso ovviamente riscontrare nell'andare avanti durante la giornata e quindi nel dover mangiare tutto questo cibo diciamo durante il giorno. Sono fasi che non durano tantissimo, perché ovviamente anche a livello fisico non sono sopportabili, perché comunque sia, come si dice, uno si satura e quindi non riesce più a mangiare tutto questo, diciamo, tutta questa alimentazione. Comunque adesso partiamo, ho fatto questo breve preambolo su quello che è la mia attuale fase, quindi una fase in cui sto mettendo su volume, quindi massa muscolare, e poi dopo ci vedremo eventualmente in altri video più avanti in cui avrò un'alimentazione meno spinta. Quindi noterete anche che io, e poi ve lo spiegherò strada facendo, in base anche alle giornate in cui mi trovo, alcuni pasti li modifico, perché mi sento, devo seguire il mio corpo e seguire quello che in quel giorno riesco a mangiare, perché ci sono delle volte che alcune cose mi piacciono, soprattutto in una fase un po' avanzata di questa, diciamo, fase di massa, e cose che invece non mi piacciono. Un giorno mi piacciono, il giorno dopo non mi piacciono e viceversa. Quindi devo un pochettino sentire il mio corpo, quindi c'è anche una piccola modifica a livello calorico, che ovviamente non è esagerata, però comunque sia ci possono essere delle variazioni di 200-300 calorie, chilocalorie, da un giorno a un altro, che in un volume, adesso probabilmente andremo a fare il conto e lo vedrete in generale quanto mangio, secondo me mi aggiro sulle 6-7.000 calorie, anche di più alcuni giorni. Allora, partiamo dalla mia colazione. Ho due opzioni nella mia colazione. La prima opzione è farmi una frittata, quindi con 300 ml di albume, un rosso, e poi dopo io metto 15-20 grammi di grana padano o parmigiano reggiano, più 250 grammi di pane che sono andato a comprare dal fornaio, quindi adesso dopo lo vedrete. Io ovviamente, avendo il forno vicino, la mattina quando esco con il mio piccolo, con il mio cane, riesco ad andare a prendere il pane fresco tutte le mattine. Ovviamente non tutti hanno la possibilità di farlo, e come poi vedete anche nei miei video che faccio nei supermercati, prediligo il pane fresco. Ovviamente non è detto che tutti lo possano acquistare, quindi va benissimo anche il pane in cassetta o altre tipologie di pane. Comunque sia, io la mattina mangio 2 etti e mezzo di pane, più, come ho detto, la frittata, più marmellata a, diciamo, sensazione, quindi senza stare a pesarla. Utilizzo marmellata normale, quindi non light, quindi con gli zuccheri, una marmellata normalissima. Oppure la seconda opzione, un po' più light a livello, diciamo, calorico, che è quella che andremo a vedere oggi, mi faccio 0,5 litro di latte, quindi sostituisco la frittata con il latte, quindi rimango un pelino più leggero a livello calorico, e poi dopo mi mangio 250 grammi di pane con la confettura. Ovviamente la confettura la scelgo anche lì a mio piacimento, ne ho di vario tipo, come potete vedere, anche perché mangerò con voi, e quindi la mia colazione di questa mattina sarà questa. Poi dopo andremo avanti nella giornata, faremo uno spuntino di metà mattina in cui avremo gli affettati, quindi
non la preesaura, ma perché l'ho, tra virgolette, molto, molto salina, ma non perché a me non piaccio, perché non la utilizzi, ma oggi ho della fesa di tacchino, quindi mangerò della fesa di tacchino con 100 grammi di pane e 40-50 grammi, io utilizzo della ricotta, che a mio avviso è uno dei formaggi migliori, anche perché è uno dei più proteici, con, diciamo, proprio di suo, senza quelle aggiunte che, come chi mi segue e chi adesso non mi segue lo spiego, non mi piacciono per nulla, i formaggi proteici non mi piacciono e di conseguenza preferisco sfruttare o mangiare della iocca, che comunque sia un formaggio proteico ma di suo, oppure appunto la ricotta, che a mio avviso è uno dei formaggi migliori. Quindi anche qui avrò il pane, spalmo sopra 50 grammi di ricotta, metto dentro la mia fesa di tacchino o bresaola, nel caso in cui uno non abbia problemi di sale, e poi dopo mi faccio i miei panini. A pranzo mangerò invece 250 grammi di pasta, io utilizzo della pasta integrale anche qui, ma per mia scelta personale, potrei mangiarmi anche del riso, del couscous, ma visto il quantitativo di cibo che mangio, la pasta è quella che fa meno volume, quindi quella che onestamente riesco a mangiare più volentieri, con 20 grammi d'olio, quindi tanti grassi, 20-25 grammi d'olio, 20-25 grammi di parmigiano, quindi anche questa molto carica, e visto il quantitativo di carboidrati e di grassi che mangio, non utilizzo le proteine della carne, quindi in questa fase di massa, non ve l'ho detto prima, io tendo ad evitare il più possibile la carne o comunque sia il mangiare solido. No, ovviamente anche qui in base alle sensazioni, per esempio ieri sera mi sono sentito di mangiare del filetto e quindi mi sono fatto il filetto, però in questa fase, diciamo così, estrema, tendo ad evitare il più possibile le proteine solide, quindi utilizzerò degli aminoacidi essenziali, quindi inserirò assieme alla pasta 15 grammi di aminoacidi essenziali. Poi andrò nel pomeriggio, in base a quando mi alleno farò lo spuntino, quindi di solito lo faccio post workout, quindi dopo l'allenamento. Anche qui lo spuntino varia, l'ho fatto variare negli ultimi periodi perché anche questo iniziava un attimino a stancarmi. Cosa utilizzo nel post workout? Nel post workout utilizzo 70-80 grammi di pane, o pane asimo, pane arabo o quello che è, in generale utilizzo queste due tipologie di pane, assieme a 70 grammi di cioccolato fondente. Anche qui sarebbe meglio utilizzare quello sopra il 70%, perché comunque sia la componente di cacao è superiore rispetto a quella di zucchero, anche se in un'alimentazione come la mia non cambia molto, però comunque sia sarebbe preferibile, più due banane. Questo, diciamo, è la prima opzione del post workout. La seconda opzione di post workout che ho utilizzato ieri presenta sempre le due banane, quindi diciamo fonte di potassio e comunque di carboidrati, anche qui abbastanza veloce assimilazione, e io utilizzo 70 grammi di crema di riso più una ventina di grammi di gocce di cioccolato fondente più le proteine in polvere, me le ero dimenticate, che quelle sono sempre presenti. Quindi anche qui non utilizzo proteine solide ma le proteine in polvere. Idrolizzate sarebbero meglio, però io utilizzo delle normali isolate, le ho entrambe, visto che comunque sia il mio sponsor me le dà entrambe, anche qui in base al sapore, perché sappiamo che le proteine whey o isolate sono buonissime, e poi soprattutto quelle della Vitastro, non perché sono la mia azienda, ma sono a livello, diciamo, di gusto buonissime, quindi all'interno della crema di riso e con le gocce di cioccolato sono uno spettacolo. Oppure uno potrebbe mettere le idrolizzate, che sono comunque sia buone, ma ovviamente essendo più raffinate oggettivamente non hanno la stessa bontà a livello, diciamo, di palato, però ovviamente sono più facilmente digeribili, bla bla bla, con tutti i vantaggi che ci sono nell'utilizzo di queste proteine. Poi dopo cosa faccio? Vado alla mia cena, che è identica al pranzo. Mi sono dimenticato di parlare della verdura. La verdura la mangio quando mi sento di mangiarla, anche perché la mattina, comunque, come andrete a vedere, utilizzo dei multivitaminici, quindi cerco di sopperire alla mancanza eventualmente di vitamine o minerali con l'utilizzo di multivitaminici. Cosa mangio di verdura? Ultimamente mi piacciono i funghi, quindi metto dei funghi, però posso utilizzare delle zucchine, posso utilizzare, di solito sì, utilizzo funghi, zucchine o broccoli. Queste sono, diciamo, le tipologie di verdure che utilizzo.
Quindi la cena è identica al pranzo. E poi dopo vado nel quello che io chiamo il pre-nan, quindi l'ultimo pasto della giornata, che mi sembra debba essere il sesto, in cui mangio la cosa diciamo più l'ova, quindi faccio sempre proteine in polvere, whey in questo caso, al cioccolato o alla vaniglia che siano, poi mi mangio più o meno 100-120 grammi di plasmon, quindi di biscotti, con 50 grammi di burro d'arachidi, 50-60 grammi di burro d'arachidi, quindi termino la giornata in questo modo. Faremo un breve, non ho ancora mai calcolato il quantitativo calorico di un pasto di una giornata del genere, che si aggira intorno a 1200 grammi di, secondo me, di lordi di carboidrati, però secondo me siamo sulle 6-7000 calorie. Comunque faremo il conto e lo vedrete alla fine, diciamo, di questa giornata. Adesso seguitemi che faccio la colazione, perché sto per svenire, quindi ho talmente tanta fame che bisogna che mangi. Allora, seguitemi qui, abbiamo il pane preso al forno. Allora, il pane in questo caso ho la fortuna che sono filoni da 350 grammi, quindi sono 250, me lo son fatto tagliare, imbustare per comodità, ma tanto adesso lo apro, quindi sono 100 grammi che utilizzerò per lo spuntino e 250 grammi che mangerò adesso, ok? Poi, oltre a questo, seguitemi alla... prendo... il latte, io utilizzo il latte, quindi vabbè, cioè abbiamo latte di ogni genere, perché abbiamo latte intero, fresco, latte parzialmente scremato, latte di soia, però io utilizzo un normale latte con lattosio zero, ma per mio piacere personale, perché mi piace come gusto, metto 2-3 gocce di Tic e poi dopo ci passa la paura. Prendo le varie marmellate che mi sono comprate, adesso mi cadono, faccio due giri. Albicocche, fichi, fragola, poi ne ho ancora, aspettate, che cos'ho? Mirtilli extra e la famosa crema di marroni. Ok, quindi non faccio altro che mangiarmi questo con i miei 2,5 etti di pane. Allora, lo apro, quindi diciamo il vantaggio di essere in massa da un certo punto di vista è la semplicità, perché comunque sia io utilizzo dei prodotti semplici, quindi perché già è difficile mangiare, in più se uno dovesse la complessità di prepararsi un chilo di riso, tutto il resto, io purtroppo come persona non ci riesco, e quindi mi crea del problema a livello, diciamo, psicologico di preparazione, che oltre ad essere sommato al doversi allenare, al dover mangiare così tanto, mi crea più problemi che altro. Quindi ovviamente io, poi un'alimentazione del genere a mio avviso per il 90-95% degli atleti non è sopportabile, perché uno secondo me diventerebbe grasso come un vitello, quindi non è adatta a tutti, non perché io sia più fortunato o meno fortunato, è che non è adatta a tutti. C'è chi va molto meglio con il riso e il pollo, quindi ad aumentare le quantità di mangiare pulito. Io sono fatto così, quindi rendo di più in off a mangiare così. Ovviamente quando arrivo a un certo punto e tendo a sporcarmi troppo, caliamo ovviamente con i quantitativi, però finché rimango con una body fat accettabile, io spingo mangiando così e diciamo questo mi risulta meno pesante. Allora, questo è il pane che utilizzerò, siamo a 106, per il metà mattina, quindi preparo già i panini, che così vedete, prendo la mia ricottina, anche qui ho della ricotta Santa Lucia, questa è la leggera, ma per caso ho preso la leggera, non potrei utilizzare la ricotta normale, anche perché le differenze oggettivamente non sono così elevate. Prendo il mio bel cucchiaino, ecco perché mi sembra di vedere di averla già aperta un'altra volta, che non mi si apriva sta stronza di merda. Ok, quindi non faccio altro che mettere 20-30 grammi, così abbastanza, qui sono 12, e quindi diciamo, poi la ricotta è onestamente di una bontà, quindi qui siamo a 30,
a 0 di nuovo, e qui sono andato passato di là, però più 10 siamo a 50, ok. Quindi questa non faccio altro che fare così, poi lo metto qui dentro, quindi anche molto semplice come gestione. Il metà mattina prendo il mio petto di pollo, ho anche della bresaola in frigo, non fatela vedere che ha troppi sali, dopo ho parlato male, dopo. E quindi questo è la mia merenda di metà mattina, ok? Adesso andiamo a pesare quanto mi è rimasto, ma mi aveva detto al forno stamattina che era 251, quindi sono perfetto. Quindi questo, più, allora, ovviamente la mattina prendo anche parecchia integrazione. Ecco, parliamo dell'integrazione. Allora, io diciamo, considero che l'integrazione sia molto importante, nel senso che attualmente ci sono tantissimi prodotti che a mio avviso aiutano molto a livello diciamo di salute. Anche qui io per esempio ho passato fino a una settimana fa prendevo qualcosa come 20-30 pastiglie di integratori vari. Adesso vi dico cosa prendevo, aspetta un secondo che li tiro fuori. Ho tutto dentro un sacchetto perché andando il weekend al mare trasloco con tutti i miei integratori, quindi me li porto dietro così brutalmente. Con, allora, la mattina appena alzato prendo gli enzimi digestivi e il Probactil Duo, questo, che sono probiotici, quindi sono dei fermenti lattici, ok? Questo qui è stomaco vuoto. Poi teoricamente io dovrei prendere, questi qui sono tutti i prodotti che devo prendere, Resoldin, Omega 3, Zinco, Betaina, Metadagest l'ho preso, il glutatione per il fegato, poi dopo il Candex che è per lo stomaco, il PBC 157 che anche questo è per lo stomaco, poi c'è la Kermansia, non riesco neanche a nominarla, Municifila che anche questo è un prodotto nuovo. Poi dopo ho la berberina, la quercitina, l'enzime Q10, l'NMM che non so neanche cosa sia, la citrullina, poi dopo parlo più piano, l'MSM, perché dicono che non ci sentono. Quindi ho una montagna di integratori che onestamente mi hanno aiutato molto sia per l'intestino che per lo stomaco, visto i problemi che ho avuto. Attualmente, grazie a Lorenzo, li ho un po' ridotti perché onestamente mi ero un pochettino stufato anche di mangiare tutte queste cose. Quindi io la mattina cosa prendo? Prendo, fatemi andare a pescare, attualmente multivitaminico, lo giro perché non è del mio sponsor, perché non l'ho ancora preso del mio sponsor, finisco questo, quindi non lo faccio vedere. Poi la pappa del cane, c'è un po' di tutto qua dentro. Allora prendo la berberina, che questa mi piace, a livello anche cardiaco aiuta, boh, berberina. Poi la betaina, anche questa mi piace e questa la continuo a prendere. Poi prendiamo il Q10, dai, prendiamo il Q10, va bene, questo lo possiamo anche prendere, lo zinco assolutamente sì. Una pastiglietta di zinco, poi prendo sicuramente gli omega 3, che li trovo, il Candex non lo voglio, vabbè, dove cazzo sono qua? Non trovo niente qua in mezzo, ma c'è, eccolo, questo, boh, e poi io quasi quasi farei basta oggi. Ho già preso stamattina questi due qui, quindi a stomaco vuoto appena alzato, e poi sarei a posto. Cosa dite voi? Questo è un tappo che non so da dove provenga, di qua, benissimo, fantastico.
Dite che siamo sufficienti e basta. Ok, molto bene. Quindi queste le ho prese. Quindi queste le prendo nella mia colazione. Poi, quindi questo dovrebbe essere tutto. A pranzo e a cena prendo sempre omega 3. Ecco cosa prendo, la vitamina C. Io la vitamina C ce l'ho in polvere. Quindi per semplicità non ho preso le capsule, costa un decimo. Ne prendo un chilo, 5 kg addirittura di questa. Probabilmente un chilo perché dentro questo barattolo non so da quanto sia. Acido ascorbico, quindi semplicissimo. Non faccio altro che mettermelo nel bicchiere. Mi peso i miei. Adesso ne prendo 3-5 grammi, che male non mi fanno. Ecco. E qui ci passa la paura. Ah, altra cosa che prendo. Il cell food è... andate a leggere su internet. Aiuta molto a livello, diciamo, di togliere le infiammazioni. C'è praticamente dell'ossigeno. Che viene, diciamo, aiuta tantissimo moltissime funzioni. Non so esattamente cosa funzioni, però lo prendo e mi fa stare bene. E qua ridono. Non lo metto qui, lo metto in un altro bicchiere. Mi sta venendo caldo, fra un po' svengo dalla fame. Sì, ma perché ci sono tutte queste luci che fanno una gran... Dopo quando mangiamo le spegniamo. Va bene. 20 gocce. Ho preso il conto, ci do a caso. Ecco. Saranno 20. Quindi questo è quanto. Adesso metto via la Santa Lucia, fra un po' vi metto, muoio dal caldo, svengo dal caldo. Ecco. Dopo devo andare a fare la spesa, perché non ho più niente in casa. Questo. Qui ho il mio assistente, sempre presente, avete visto lì. Guardo, il mio assistente. Ciao! Non riesco neanche a incontrarlo mentre che scappa. Dove vai, Giotto? E quindi niente. Allora, penso di avervi detto tutto, adesso stacchiamo un attimo, mi siedo, cambiamo angolazione e facciamo mangiamo assieme. Ok? A dopo. Eccomi qua. Allora, inizio a mangiare il mio poco pane, perché non mi piace il pane per niente. Pane fresco del forno. Anche qui in generale il pane lo scelgo a sensazione, a quello che preferisco. Scusatemi se mangio e metto la mano davanti, ma parlare col cibo in bocca mi hanno sempre insegnato che è maleducazione. Quindi avete visto, ho il mio latte, quindi ho il passo tra virgolette, ho la... eccoci qua, il rompicazzo. Sì, il video, però intanto siamo in diretta, ma è uguale. Adesso ti vengo a aprire. Mi toccherà andare ad aprire il ragazzo, cosa dici? Chi è Lorenz? Sì, perché ha messo il come si chiama, il biglietto per l'auto. Quindi, visto che ci ha interrotto, perché ovviamente non riesce a fare le cose tutte in una volta, ho la colazione più leggera, quindi quella con il semplice latte, ha un apporto, ci sarà chi nei messaggi mi dirà che non ha lo stesso apporto proteico, sì, un po' meno rispetto all'altra, perché nell'altra abbiamo 300 ml di albume che sono circa 30 grammi, poi più un uovo, 35 grammi di proteine, qui con il latte siamo a 10-12, ma a mio avviso in una fase così spinta di massa le proteine non sono così fondamentali, l'importante è rimanere sul grammo e mezzo, 2 grammi per chilo corporeo e non oltre, anche perché dopo uno veramente rischia di intasarsi. Questo è il mio pensiero. Poi ovviamente ci sono molti altri che tengono le proteine altissime anche in questa fase e io purtroppo faccio fatica, ok? Aldo, ti volevo chiedere una cosa. Per il pane, tu hai detto che è indifferente per te, no? Sì, però sì, pane comunque sia di fornaio io lo prendo. Sì, ok, però se tu prendi un pane di farina zero o un pane di segale, hanno dell'apporto di zuccheri diverso. Sì. A te non fa, di zuccheri semplici, per te non fa differenza? No, a me non fa soprattutto differenza. Soprattutto a colazione? Soprattutto a colazione. Perché è un po' di zuccheri. A me onestamente il fatto di avere dei picchi glicemici a colazione non mi cambia molto, onestamente parlando. Okay. Infatti vedete anche voi quanti zuccheri ho qui davanti. Il fatto di, per me, ripeto, sto parlando di me, quindi siamo nel mio canale, quindi parlo di quello che per me è giusto o quello che per me va bene. A me apportare, variare, e magari c'è una volta che mangio 300 grammi di confettura con gli zuccheri o 200 grammi il giorno dopo, quindi sono variabili non da poco,
non mi crea problema, perché io seguo quello che è la mia sensazione di quella giornata. E a me questo fa stare bene, perché a mio avviso la cosa importante è stare bene a livello mentale. In tutte le varie fasi di una preparazione la testa è fondamentale, e a me in questa fase di massa, in cui già hai la complessità di dover mangiare tanto, poi quest'anno abbiamo un caldo infernale che quindi non aiuta assolutamente la digestione o il coso, e io comunque sia riesco ad avere la mente lucida e a mangiare tutto questo cibo, vado a sensazione. Quindi io il latte non l'avevo mai bevuto la mattina nelle mie vecchie preparazioni, e sono con Gilberto da 4 anni. L'avevo sempre scartato perché dicevo: oh, sono troppo poche le proteine, quindi piuttosto vado a mangiarmi la frittata. Però io mi intasavo, dopo un mese di massa mi intasavo e io continuavo a voler mangiare la frittata scartando l'idea del latte. Queste volte sono a mente più aperta, il latte è fresco, perché io mi piace freddo, perché è caldissimo fuori, e mandare giù del latte fresco la mattina e bermi 1,5 litri d'acqua fresca la mattina, cosa che faccio abitualmente, quindi ingurgitare 2,5 litri di liquidi subito la mattina con sto caldo, mi aiuta probabilmente anche durante la giornata a mangiare di più. Queste sono le mie sensazioni. Poi sono sbagliate, giuste, non hanno un valore scientifico, ma sul mio fisico mi aiutano ad andare avanti con la preparazione. E comunque sia, questa mattina, lo dicevo con i ragazzi qui, al peso sono 112 e gli scambi, quindi più di 112 kg, quando un mese fa siamo partiti dopo, diciamo, l'infortunio, che ero, non dico 10 kg di meno, ma quasi, e sono cresciuto bene, mi sento bene, ovviamente con tutti gli intoppi che ci possono essere in una preparazione, con il caldo, il mica il caldo, eccetera, eccetera, però comunque sia mi sento bene, ok? Quindi parto anche qui a scelta, anche la confettura, la mangio, cioè il giorno che mi piace di più mangiare una e il giorno che mi piace di più mangiare un'altra, anche qui vado molto a sensazione. Poi dopo la mia integrazione da mangiare, da prendere, la mia vitamina C e poco altro, ok? Allora adesso vi saluto, continuo a mangiare la mia, diciamo, mangio il primo boccone, il pane con la crema di marroni da 1,99 euro della Conan. Molti dicono che non è crema di marroni, ma io... Il gusto è quello, dai. Diciamo. E quindi niente. Ci vediamo allo spuntino, probabilmente sarò in giro, in linea generale sono in ufficio quando lo mangio, quindi oggi probabilmente no, perché devo accompagnare mia figlia, però in generale quello spuntino lì lo mangio in ufficio davanti al computer, ok? Poi ci vediamo per quello, poi per il pranzo, e mi seguite un po' durante la giornata. Oggi, una novità per me, abbiamo deciso da questa settimana di allenarci in questa massa così spinta, visto che comunque quando mi alleno spingo tanto, solo 5 volte a settimana per dare il tempo al corpo di recuperare. Quindi oggi, che stiamo registrando, è giovedì, è il mio giorno di riposo, rest, quindi non mi alleno. Per me è una cosa strana perché mi alleno sempre tutti i giorni, però abbiamo deciso, e io ovviamente seguo quello che mi viene consigliato da chi mi prepara, perché giustamente quando uno si fa preparare deve fare al 100% quello che il preparatore ti dice, perché sennò se le cose vanno bene è merito di chi, se le cose vanno male è demerito di chi, quindi... Se uno si affida a qualcuno si deve affidare al 100% e fidarsi in tutto e per tutto. Quindi, perché se no, se fai di testa tua, tanto ne vale che tu non ti faccia preparare. Quindi oggi io sarò in un giorno di rest, e quindi il mio spuntino post-workout non sarà post-workout, ma sarà uno spuntino pomeridiano. Probabilmente, ecco, anche qui la mattina mi sento più propenso per mangiare la crema di riso con le gocce di cioccolato e le proteine in polvere. Perché mi dà idea più di freschezza rispetto a mangiarmi 70 grammi di cioccolato. Quindi probabilmente la giornata di oggi, visto che ho fatto colazione con il latte e andrò a fare un pomeriggio un po' con meno grassi, perché non sono i 70 grammi di cioccolato fondente di una barretta, avrò un po' meno calorie. Ripeto, le conteggeremo, ma staremo parlando di 300 calorie in meno, che in un quantitativo di calorie così elevato stiamo parlando di niente. Niente, buona colazione, ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Eccomi qua, scusatemi ma mi sono sbagliato a registrare il video dello spuntino mattutino la settimana scorsa, e quindi lo registro ora. Il mio spuntino mattutino, come più vi ho già anticipato, è costituito da affettato, pane e del formaggio.
in quantitativi che sono 100 grammi, 100 grammi e 40 grammi. Quindi adesso mi faccio i panini e poi dopo sto con voi per questo, diciamo, breve snack mattutino. Purtroppo è venuto male, si sono lamentati che l'ho registrato male, quindi lo devo rifare. Eccomi qui. È come sempre, si lamentano sempre che non faccio le cose fatte per bene. In questo caso ho trovato in casa della Bresaola. So che è salata, però vi dico anche quanto. È siccato. Ma purtroppo oggi ho trovato questa. Preparo il mio spuntino. Allora, non vi tedio altro, oltre, ci vediamo per il pranzo e poi dopo ovviamente per tutti i pasti successivi. Se avete delle domande da farmi, mettetele in calce al video completo che state vedendo. Eccomi qui a pausa pranzo, quindi ho messo su l'acqua, normalissima pasta integrale Conad, 250 grammi. E poi aminoacidi essenziali come fonte proteica. Questo, sono, diciamo, è il mio pranzo. Potrei aggiungere anche della verdura, che in questo caso non ho voglia di aggiungere, e di conseguenza mangio i miei 250 grammi di pasta e i miei aminoacidi essenziali. Ci vediamo a breve. Eccomi qua. Allora, ho cambiato idea, perché prima vi ho detto che mi sarei mangiato soltanto la pasta, i miei 250 grammi di pasta integrale con olio e parmigiano, mentre invece mi sono fatto anche un bel pomodoro con un po' di aceto balsamico, aspettate che ve lo faccio vedere, un po' di aceto balsamico e un po' di sale. Quindi aspettate che mi allontano un po' i miei amminoacidi essenziali, che anche questi ve li faccio vedere, la mia Coca Zero, amminoacidi essenziali, berberina, questo è zinco e omega 3. Quindi questa è il mio pranzo. Come sempre sono solo, mia figlia è fuori con i suoi, con due sue amiche, mia moglie pure, no, mia moglie è fuori con suo fratello, e quindi io mi faccio il mio pranzetto da solo. Niente, vi saluto. Ci vediamo per lo spuntino pomeridiano. A dopo. Eccomi qua con il mio post workout. Come sempre, chi non ha testa grande, quindi il giorno in cui ho registrato il full day of eating, mi sono dimenticato di registrare il mio post workout. Quindi l'ho spiegato nella parte iniziale che avrete visto del video, ma mi sono dimenticato di registrare il mio post workout, che invece registro ora. Il mio post workout in linea generale consiste sia di proteine che di carboidrati che di grassi. Quindi una o due banane, non ho il pane asimo, ma ho delle tortiglia con pochi grassi come fonte di carboidrati, cioccolato fondente oltre 70% e proteine in polvere della VitaStrong. Codice sconto Aldone 69 che trovate a latere, in questo caso gusto vaniglia. Sono delle whey isolate di provenienza, secondo me, Fonterra. Perché questo Fonterra chi è? È il produttore delle proteine del siero del latte che viene utilizzato da VitaStrong per fare le loro proteine, che è uno se non il leader mondiale nella produzione di siero del latte, quindi una delle aziende top per qualità. Quindi questo è il mio post workout. Poi, visto che vi ho già detto altre volte che, visto che mi trovo in una situazione di massa estrema e c'è il rischio ogni tanto che mi stufi in quello che, diciamo, in quello che sto mangiando, allora ogni tanto lo vario con crema di riso, quindi circa 70-80 grammi di crema di riso, assieme a delle gocce di cioccolato, non di pari quantità di questo, ma un po' meno, perché questi sono 50-70 grammi, di là ne metto 30-50, e sempre delle whey, di solito alla vaniglia, anzi sempre alla vaniglia perché mi piacciono di più, assieme alla crema di riso. Mischio tutto e mi faccio il mio post workout. Quindi questi sono le due tipologie di post workout che attualmente faccio, sempre con le banane.
Per il resto penso di avervi detto tutto. Adesso mi faccio un mio bello spuntino e ci vediamo al prossimo video. Eccomi qua. Allora, mi sto preparando la cena. Come sempre, e come avevo già detto, in questo periodo di massa cambio idea molto facilmente. Di conseguenza, stasera non mi farò da mangiare la pasta integrale come era la previsione di questa mattina, ma cosa mi farò? I gnocchi. Quindi mi mangerò l'equivalente di 250 grammi di pasta in gnocchi, che sono circa 2,5 volte, quindi sono 650 grammi di gnocchi più o meno. Quindi adesso ho messo su la pasta, l'acqua della pasta, come potete ben vedere, ok, e adesso tiro fuori dal frigo i miei gnocchi di mamma Emma, i miei preferiti, che sono da 400 grammi l'uno, di conseguenza mi mangerò questo intero e questo circa la metà, e mi farò i miei gnocchi con olio e parmigiano. Stavo pensando se farmi un pomodoro, che anche quello oggi a pranzo mi ha soddisfatto parecchio, quindi penserei di farmi anche quello. Adesso cucino e poi dopo ci vediamo a breve con i piatti pronti, piatti, diciamo, con il mangiare pronto. A più tardi, circa 10 minuti, ci vediamo. Come sempre, prima dei piatti principali, mi prendo i miei enzimi digestivi. Oh mio Dio, mi sto facendo portare via. Quindi, i miei belli enzimi digestivi. Adesso ve li faccio vedere. Ok. Faccio più indietro così mi vedete bene. Quindi qui ne è rimasto uno. 10 minuti prima, quindi ora mi prendo i miei due bei enzimi digestivi con un po' d'acqua. Ok. L'acqua sta quasi bollendo e niente, a dopo. Continuiamo con la chiacchierata. Allora, ho tirato fuori gli gnocchi, questi sono 400 grammi, di questo, come avevo detto, ne prendo circa la metà. Questa è la pappa del mio bambino, adesso la preparo, chiudo questo, mi vedete, sì? Allora, caldo la pappa, ok, poi prendo un po' di secco, aspettate, intanto così guadagno tempo, quindi pappa del bimbo, pappa del papà e siamo a posto. Eccoci qua con l'ultimo pasto, mi ero addormentato, quindi scusatemi. Allora, come potete vedere, c'è burro d'arachidi, ne ho già mangiato un po', plasmon e proteine, questa volta cioccolato in polvere whey. Questo è il mio ultimo pasto, prima di andarci a letto. Continuate a seguirvi, iscrivetevi ai miei canali e accendete la campanella. Buonanotte a tutti e al prossimo video. Ciao! Facciamo la chiusura del mio video, della mia giornata. Come potete vedere sono vestito nello stesso modo perché ovviamente abbiamo fatto in mattinata le registrazioni di base, poi dopo ovviamente avrete visto durante la giornata io che ho fatto i miei pasti e quindi mi sono autoregistrato. Quindi per coloro che mi diranno hai sempre le stesse scarpe, hai sempre la stessa cosa, sì. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, che possa essere da spunto per chiunque abbia voglia ovviamente di affrontare questo sport in modo, diciamo, agonistico, ma anche non, e per chi invece a questo sport non interessa niente, vi sia piaciuto vedere il mio video. Se avete delle critiche al video, ovviamente fatele, cosa che mi sembra ci siano abbastanza abbondanti, come anche, e vi ringrazio tanto, coloro ovviamente che sono, tra virgolette, dalla mia parte sono sempre maggiori e quindi questo mi rende molto molto felice e mi sprona ad andare avanti a fare sempre di più.
Quindi, se avete degli argomenti di vostro interesse, e appunto questo video l'abbiamo registrato perché siete stati voi a chiedercelo, vi ringrazio, quindi scriveteci eventuali argomenti che potremmo andare a trattare di qualsiasi genere, sia attinenti all'allenamento, sia attinenti all'alimentazione, ma anche a campi che magari a noi non vengono in mente. Quindi mettete, ci fa piacere che voi, che ci sia una community e quindi tante persone che dialogano tra di loro e che fanno crescere, diciamo, il mio canale in questo caso, e non soltanto lo sport, del bodybuilding in sé. Quindi, se il video che ho fatto vi è piaciuto, mettete un like, accendete la campanella per i prossimi video, perché abbiamo già tanti contenuti registrati dei generi più disparati che potranno secondo me interessare persone di varie tipologie, e in più iscrivetevi al mio canale nel caso in cui non lo foste. Vi ringrazio per aver visto il mio video e al prossimo video.